Quando qualcuno, di fronte a un'affermazione o a una domanda provocatoria, ribatte prontamente in modo deciso, diciamo che ha voluto rispondere per le rime. Ma da dove ha origine questo modo di dire? Scopriamolo insieme. Nel XII secolo, nella regione della Provenza, in Francia, i trovatori, nome con cui si indicavano i poeti musicisti al servizio delle varie corti, avevano inventato un genere letterario chiamato tenzone. Si trattava di una sorta di dialogo, o meglio, di disputa letteraria, tra due o più poeti, intorno a un tema che spesso era l'amore, ma poteva anche essere la politica o la letteratura. Anche lo stile variava, a volte era raffinato ed elegante, a volte comico e popolare, con scambio di ingiurie e oscenità. Un poeta componeva la prima strofa e l'altro rispondeva con un'altra strofa, e così via. Il tutto andava a formare un unico componimento. Nel 200 il genere della tenzone arriva in Italia e viene ripreso dai poeti, della scuola siciliana prima e più tardi da quelli della scuola toscana del dolce stil novo. In Italia la tenzone assume una forma particolare, non più una composizione unica, ma un botta e risposta a colpi di sonetti, la composizione in rime tipica della letteratura italiana. A un sonetto di proposta, che serviva a lanciare il tema, seguiva un sonetto di risposta. In alcuni casi venivano riprese le stesse rime del sonetto di proposta e si parla allora di risposta per le rime, da cui viene, appunto, il nostro modo di dire. Un esempio di tenzone famosa è quella tra Dante Alighieri e Forese Donati, composta da 6 sonetti in tutto, dove però è assente la risposta in rima. In questa tenzone i due poeti si prendono in giro, dicendosene di tutti i colori, ma non fanno sul serio. Si tratta, dopo tutto, di un gioco letterario. Una versione moderna della tenzone la possiamo ritrovare nella freestyle battle, tipica della cultura hip hop, in cui due rapper si sfidano a colpi di rime, improvvisando dei testi su una base musicale comune. In un certo senso, potremmo dire che i rapper sono i trovatori del XXI secolo.